Aspetta. Buongiorno, buonasera. Qui Shadow Yoshi e siamo su una nuova analisi di un banner nuovo di Fire Emblem Heroes. Oggi con me abbiamo Fan Accanito di Sacred Stones, Enflux. Saluta. Salve ragazzi, sono Enflux, sono qua con Shadow Yoshi e mi sembra giusto apparire in questo video perché dopo aver ricevuto una cazzottata nello stomaco dalla parte di Intelligent System, non mi è piaciuto. Mi è piaciuto effettivamente questo banner come volevano, diciamo, un po' tutti, ma penso anche Shadow. Sì. Sì, ci sono elementi che entrambi avremmo voluto che ci fossero, ma non ci sono. Però dai, quello che è arrivato è piuttosto ok. Eccetto che hanno massacrato uno dei personaggi, ma poi ne riparliamo. È vero, hanno massacrato il dio divino. Spoiler. Già. Ok, la prima cosa che andremo a discutere è una nuova unità armatura, Asha, la cara Amelia. Lei è particolare in quanto possiede il totale di statistiche più alto al momento nell'intero gioco. Davvero? Sì. BST Via come BST? Ah, davvero? più alto di tutti, 173. Le stat Non era le potete 100. vedere qui. Come? Mi sbaglio, per i tank era tipo 180 qualcosa, se mi sbaglio. O sbaglio. No, qualcosa tipo 169 o 170, non mi ricordo chi però. Sicuro un'armatura. Hector, io mi ricordo Hector c'era tipo 180 qualcosa di BST. Può essere, non lo so. Sarebbe da vedere, non lo so. Comunque. Vabbè, dettagli. Esatto. Alti HP degni di un'armatura. Attacco decente. La Eccellente velocità. velocità Sì, è... eccellente velocità per un'armatura. Simile a Draug. Per quel che riguarda Sì, una appunto. droga forse... No, no, Hector no, non direi No, proprio no, Hector. Hector, La no, Hector, differenza è 25 5-6. neutrale. Esatto. 35 di difesa e ovviamente, vabbè, resistenze sempre basse per l'armatura. Allora, vediamo il set base. Abbiamo l'ascia falciante. L'ascia L'upgrade. falciante praticamente è un'ascia letale con due di might in più, nulla di che. Sono 3, non 2. Tre? Sì. Minchia. Sono 3 Minchia punti che in più memoria. rispetto a un'ascia letale. L'effetto è lo Sì. stesso, il cooldown dello special viene accelerato fin dall'inizio della mappa, diciamo. Sì, esatto. Circuit Cowl, non ho idea di come si dica in italiano. Una skill di difesa, quindi dovrebbe essere scudo lungo, ultra difesa. Quanto ha? 30%? Sì, da due spazi. Scudo lungo, se non mi sbaglio. Perché ultra difesa è la versione da 50%, quella latina Hector e Draug. Quindi sarebbe scudo lungo, simile. Scusate, la O tona. tosse. Prego. Chiedo scusa. O è tona catalare. Ah, Che ha due probabilmente. range o un Sai, solo no, è range? tonaca. È la tonaca. Perché dice Sacred. È Deve essere tona tona catalare. calare. Infatti. Probabilmente tona calare. Ok. Tona calare. Diminuisce il danno ricevuto da nemici che attaccano dal A range. distanza. Poi le due passive. Una la conosciamo già, è impulso terra. Quando si ha più HP del nemico all'inizio del combattimento, si riceve 6 punti di difesa. E Quindi sì. siccome ogni skill impulso è buona sulle armature, perché non tanti HP, ovviamente. Dopodiché abbiamo una nuova passiva che buffa il movimento alle armature. Dovrebbe Ovvero chiamarsi. di una sola cartella, infilatevi che è utilissimo. Sì, assolutamente. Nei team armatura è eccellente. Sì, dovrebbe chiamarsi in italiano marcia armatura. Tecnicamente potrei fare una cosa intelligente: prendere il cellulare. Datemi un secondo. Perché sul cellulare, se guardo le info del banner, probabilmente me lo dicono. Adesso datemi un Vuoi vedere secondo. direttamente lui? Mi sembra giusto. Sì, tanto vale che guardiamo i nomi in italiano dal mio cellulare, bon. Infatti, mi sembra giusto. Enflux non No, fa. quello. Enflux non può fare ciò perché sta usando Skype dal cellulare, quindi lo faccio io. Non Infatti. evoca, deficiente. Allora. Tanto, secondo me, una delle build migliori che si può fare con Amelia. L'ascia falciante. Siccome può sfruttare questo buff della passiva C. Perno non gli serve sulla build sicuramente, a meno che non Concordo. viene giocata da sola. Però
Però se giocate in Armor Emblem non serve Eterno. Poi come skill speciale Ignis oppure Ignis oppure Pyra. Dipende dalla disponibilità, perché Ignis la si può avere da Henry, che a mia sfortuna io l'ho preso uno e mi serve allo spezzatomo verde e non per Ignis. Già, già. E Bonfire e Pyra, Bonfire in inglese, si prende Robin, Matthew. E se ne cagano a bizzette. Sì, da Robin, da Boy, anche lui le può esatto. dare. Sì, ci sì, sono Boy, opzioni. Tu. Personalmente preferisco comunque passive con cooldown un pochino più bassi. Perché in genere un overkill incredibile come Ignis non mi serve mai. Comunque in italiano è marcia corazza. Marcia corazzata. Marcia corazza, senza la ta. Non c'è molto altro da dire. Amelia è buona per coloro che, a cui importa, diciamo, di avere un punteggio alto in arena. Esatto. Usando lei. Soprattutto perché può essere una buona sostituta anche per Scina. Che sono un po' simili. Però ti sta morendo il microfono, Influx. Ti sente un eco strano. Allora. Meglio, ok. Dicevo. Ok. Forse mi ha messo sul cuscino, ma dettagli. Dicevo, secondo me Amelia potrebbe sostituire molto bene Scina. Che sono abbastanza simili come. Perché con la build, sicuramente per la velocità che tiene, cautela non ne ha bisogno, assolutamente. Sarebbe uno spreco della Madonna. Ben detto. Come B. Vantaggio se la giochi veramente con distant counter e servirebbe veramente tanto dispegno e tanto culo per avere un secondo o un terzo Hector nel mio caso. Sì, qualcuno almeno lo prende Hector, no? Ma io giuro, gli ho preso Hector sia nel banner dell'Hero Fest che in anche quest'altro Hero Fest senza focus. Botta del culo. Io non ho più le sfere per Giulia. Non posso più pullare. No, beh, in teoria ho ancora una giornata. Però non posso più pullare. È uscito solo Ike. Che palle. Shoppa. Ogni tanto le compro le sfere. Avevo già comprato qualche sfera per la sessione che avevo registrato. Ne ho comprate una ventina. Il resto era tutto free to play. Però, boh. Non è andata bene. Mi sa che devo cercare il Sacred Stones. Indipendentemente da chi mi uscirà. Spero almeno per. Non per Innes. Ma non mi convince tanto. Siamo giusti. Ok. Passiamo all'unità successiva. Quella massacrata. Salutate Seth. Le hanno Seth fatto un culo spada. Così. Seth una spada. Perché Seth una spada? Una spada. Di Rubino, tra l'altro. Perché sì, cazzo? Non poteva. Se fosse stata argento, sarebbe stata ancora utilizzabile. Rubino fa schifo. Nel senso. Ma Rubino, semmai puoi passargliela a Olivia. E basta. Sì, veramente. Anzi, se avete nemmeno. Veramente, ragazzi. Se avete un'Olivia buona da utilizzare, nel mio caso, per esempio, ne ho una più attacco. Mettete una spada Rubino. Più da un focus. Eccolo qua. Set. Usate lui. Che tanto non ci perdete niente. Perché lui purtroppo in un mondo dove Xander esiste non è esattamente il massimo. Viene autoclassato immediatamente purtroppo. Già. Ma almeno per il fatto che avessero aggiunto la versione di fuoco della lancia di Roderick o dell'arco di Faye. Tipo la spada fuoco, quella che dà. Sì, vero. C'hai ragione. Quella sempre manca, oltre all'ascia fuoco, quella sempre comunque versione ascia. Già. Ma ok, allora. Abbiamo la spada Rubino, già detto, fa schifo su Seth, quindi se pigliate Seth è proprio a IV di merda e non vi piace, sacrificatelo che non ci perdete nulla. Inversione. Infatti. Inversione, buona assist. Ce l'ho su. Ehi, ti sta partendo? Se non ce l'ho. Ridillo perché non ti ho sentito. Dicevo, inversione, diciamo che è una buona assist, quindi lasciatela, quindi è meglio. Che tanto l'ho data a Xander così per farlo sostituire a Stall, siccome non c'ho la versione neutrale del gioco, normalmente il gioco.
Esatto. Poi abbiamo forte difensivo. Che come se, non, come se Seth non avesse già poco attacco. E infine, infatti, qua non lo dice per qualche ragione, ma c'è anche la passiva sigilla attacco difesa 2. Purtroppo le passive sigilla non sono mai troppo granché, insomma. Esatto, non sono veramente utili, purtroppo. Purtroppo una la build che, se proprio ci avete veramente cuore per set, secondo me è una build migliore che per forza la spada forte, inversione, pira, una A, non lo so, una HP più 5, perché con gli HP che tiene set non lo posso vedere. 37 non si può vedere come HP. 37, vero? Sì, 37 dovrebbe essere. 37 neutrale, sì. Ma infatti, onestamente, sta cosa funziona solo, funziona decente solo se avete attacco, gli IV di attacco più alti e non neutrali, semplicemente perché è talmente bilanciato che non è buono a fare un cacchio, essenzialmente. Esatto. Quindi sì, mi ricorda come? Ricorda un poco Titania, forse semmai la mia Titania. Ma no, che ho Titania beccato è ok, almeno Titania è meglio, secondo me. Io ce l'ho una Titania ed è meglio. Thank molto you. Meglio di 7. Io me lo attacco più HP la Tecno. Non che sia per anche, però almeno tanca una bestia. Con anche col corpo grappato. Me lo attacco più HP. La mia è strana. Mi sembra che fosse più difesa, meno resistenza. E tecnicamente è un tank magico. E quindi esatto, è la cosa più strana di sto mondo. Comunque, poco da dire su 7. Fa schifo, passiamo oltre. È un fuggio. Abbiamo Innes, appena lo becco sul cellulare, eccoci qua. Innes. Abbiamo il caro Innes. Abbiamo 35, che è ok. 33 e 34 di attacco e velocità. Se non sbaglio è leggermente meglio di Takumi. Sì, l'ho visto su... L'ho visto su un video di Brothel. Hai presente Brothel? O di youtuber di Fire Emblem Heroes, non ne ho presente tanto. No? Beh, comunque, sul video di Brothel aveva detto: ehi, c'è Innes, c'ha un punto di attacco velocità in più di Takumi. Comunque così. Lo rende... Innes è... Allora, Innes è meglio di Takumi, perché? Perché il meta è pesantemente... È popolato solo da maghi. Esatto. È popolato prevalentemente da maghi. E quindi uno pseudo Innes, o meglio un Innes 2.0. No, che Innes? Niles. Niles, volevo dire. Perché non mi è uscito vero. Innes. sì, un Niles 2.0 che è in grado di tankare la magia e ha l'arma giusta, diciamo, per farlo. Oddio, Beh sì, scusa, ormai le build oggigiorno sono, guarda queste build, o l'arma che c'ha già, o Brave, o Fire Sweep. Esatto. Poco da fare. Esatto. Quindi. Esatto, non c'è altro, la build economica è sempre, ovviamente sempre quella con il suo arco esclusivo, perché il potere, la passiva del Nidhogg è la stessa dei Tommy Gufo. Esatto. Dei Tommy Owl, ovvero... Sì, almeno questo è un arco che ha la potenza per alta usare... Alta velocità resistenza. Per usare decentemente... I passa quanto unità... Esatto. Tutte le tre unità ti devono stare col culo attaccato a Innes, praticamente. Beh, oddio, poi diventa che... una sorta di dio e poi... Infatti. Sì, lo ammazza solo gente in disperazione. Però di per sé... Esatto. Però di per sé... Sono nati pure delle battute riguardo a questo, perché siccome in inglese gufo si dice owl, è nato che praticamente il bowl. Il bowl. L'arco gufo. Il bowl. In effetti è stranissimo. Ma Nidhogg mi sembra... Cos'era Nidhogg? Nella mitologia nordica. Mi viene in mente uno scoiattolo. No, non è uno scoiattolo. Nidhogg è l'arco leggendario. Sì, ok, dai, non andiamo nella mitologia nordica, no, perché sennò ci perdiamo. Iceberg, ottimo per lui, ovviamente, perché ha buona resistenza.
Esatto. E poi la prima unità che fa forte resistenza, forte resso, come la chiama in italiano. Stessa cosa di forte difensivo, solo che involve la resistenza. Esattamente come. Esatto. E massacra l'attacco. E poi abbiamo cancella affinità, o annulla affinità, o come cazzo lo vuole chiamare sto gioco di merda. Cancella che fa in modo che i Tommy Corvo non servano un cazzo contro Ignis, essenzialmente. Come? Esatto. Ecco, infatti, io l'ho capito, ormai adesso lo scopo finalmente, perché dopo averlo visto per la prima volta questa abilità, questa passiva su Matilda, non ho capito un cazzo. Cioè, mo adesso ho visto sulla wiki tipo oggi che funziona tipo sulle armi, i gem e su chi ha tirato. Chi ha praticamente triangolo aperto. Stai glitchando. Stai glitchando. Ripto. Dettagli, comunque senti, non sapevo fino ad oggi che effetto aveva l'affinità. Già. Comunque, unità ok. Buona se vi manca un arciere o comunque un tank magico. Possiamo passare oltre appena sgamo l'ultima. Eccola qua. Esatto. Venga qua. Allora, abbiamo Dana con la D. Attenzione. Dana con la D. Esatto. Dunque, lei è molto buona come unità volante. Abbiamo 36 di HP. Esatto. Che è un po' così, insomma, per unità sono volante. Sono tipici, diciamo, per un player. Poi abbiamo attacco e velocità 34-36. Simile a Cordelia, che ha 35-35, e per questo sono relativamente paragonabili. 25 di difesa, 25 esatto. Di resistenza. Abbastanza ok. Mm-hmm. Vediamo. Scendi. Allora, la sua arma leggendaria è Vidofnir. Quando viene attaccata. Cosa? Quando viene. Praticamente è veramente l'unica unità, sinceramente, che non fa schifo tra i tre. Oddio, Amelia per seconda, diciamo, per utilità. Anche prima, se mai. Amelia è ok. Gli altri due non sono convinto personalmente, ma ehi. Non sono io quello che decide come spendere le vostre sfere. Comunque, esatto. Vidofnir. Quando vi si viene attaccati da spade, asce o lance, si riceve più 7 alla difesa. Quindi diventa una sorta di pseudo tank che funziona bene in quanto è molto molto veloce, Tana. Poi arco selenico, che non fa mai schifo. Se c'è innato su una unità, ben venga. Esatto. Però per unità veloci come Dana è meglio Luna. Sì, vero. Meglio Luna perché dato che tende a doppiare, soprattutto, meglio Luna. Nel caso, per esatto. Qualche ragione, il nemico non muoia. Poi, una passiva è velocità di difesa più 2. Una passiva? Ha sì. Una sola passiva? No. No, una. Ascolta, è Game Press che non è aggiornato. Ah, Game Press non è aggiornato. Perché no. Ci sta anche una passiva che dava... Lo sto dicendo. Difesa, no, velocità di difesa e lo stavo dicendo. Ah, ok. Esatto. Velocità di difesa più 2. Campo E. Quando esiste furia, chiaramente. Insomma, fanno un po' cagare queste passive. Poi, guida. Semplicemente si chiama guida. Guida 3. Questo è interessante perché è simile a Dele di Pietà. Gli alleati di fanteria e corazzati, entro due spazi dall'unità, si possono spostare in uno spazio adiacente all'unità. Quindi fanno una sorta di warp strano che, onestamente, siate onesti, nella terza mappa dell'appendice vi ha ciavato tutti. Almeno una volta. Lo so, perché a me è successo. È vero. Davvero, che sei stato Innes, tipo, o l'arciere. Già. Essenzialmente una cosa simile alla dell'individualità, ma sullo slot C, dove spesso se non avete una passiva mina o altre preferenze vostre, è qualcosa di eccellente da utilizzare e da abusare. Come? Esatto. Infatti come passiva ci tanto sempre di solito si mette sempre la mina o l'incita attacco. Già, esatto. Però come sempre mine. Comunque e tanto come B, siccome la B è libera, ci puoi mettere toccata e fuga o arretramento. Sì, assolutamente. questa unità
utilizza la build lanciafuoco meglio perfino di Cordelia, in quanto appunto avendo un punto di velocità in più doppia più gente, e quindi in una build simile usate arretramento, toccate fuga, non prendete neanche danni, sicuro come l'inferno, colpite due volte perché Tana è veloce, diciamocelo, e e o ammazzate o indebolite un avversario notevolmente. Battono sempre comunque chi tiene lanciafuoco, sicuramente sembra combinata da Dancer, quello danza e riattacca di nuovo, si ritira indietro di nuovo. Beh, dipende, puoi anche avere gente con spostamento perché... o in generale mandi qualcuno dentro e ammazzi quello che per qualche ragione rimane in vita, tutto qua. Esattamente. Quindi sì, personalmente ritengo che questa sia l'unità più versatile e più utile che potete trovare in questo banner. Quindi il mio consiglio personalmente per questo banner è: pullate verdi e blu se vi serve un archer grigi, ma non pullate rossi perché non ne vale la pena, set fa schifo. Influx, idee? Opinioni? Potevano mettere qualcun altro invece di... però forse secondo me, se agosto, se metà agosto, settembre è il mese di Sacred Stones, perché penso che lo sapete tutti che il 25 arriva la grande battle di Walter. Ciao. E via di Walter, per carità, è pure forte, l'ho visto. Sì, abbastanza. Pure che il suo lancio esclusivo è anche molto bello, mi piace. Secondo me aggiungeranno prima o poi anche una tempesta fatta apposta proprio, una prova Tempest Trial fatta apposta proprio per Sacred Stones, quindi raga, aspettiamo, speriamo per Joshua per la Rachel, secondo me. Madò, veramente. Joshua, la Rachel o soprattutto quella della cosa che sono più incazzato. Invece di set. Ross. Invece di set, no Ross, no Ross, invece di set dovevamo mettere Lute. È vero, Lute, cazzo. Non c'è Lute. Non c'è Lute. C'è gente che si lamenta perché non c'è Lute. Ok, io mi lamento perché non c'è. Infatti Lute. Io mi lamento soprattutto per questo. Io mi sono lamentato anche di Tethys. Perché cazzo, no, non Tethys, Mir. Serve un cazzo di... Anche Mir. Madonna, perché di draghi ci serve un drago verde. Dai, ci andrà. È vero, perché fai non può. Io non ho fai che come Titanian è confusa su cosa dovrebbe tankare. C'è di più difesa che resistenza. Non sto scherzando. Non sto neanche scherzando. Io l'ho per triste. E lui tipo: ehi, ma forse faccio la build strana con impulso terra. Che sarebbe una cosa stupidissima. Comunque, per ora è tutto. Questo era il banner. Come diavolo si chiama sto banner? Scusatemi. Mondo di Sacred. Beh. Questo era tutto per il banner di Mondo di Sacred. E queste erano Shadow Yoshi e Danflux. Se il video vi è piaciuto, anche se è lungo, se volete vedere di più, lasciate un commento, mettete mi piace o iscrivetevi al mio canale. Come sempre, opinioni sono benvenute, soprattutto quando faccio questi video sui banner nuovi. E null'altro da dire. Ci vediamo come sempre in un prossimo video. Bella! Ci vediamo? Bella!